Ah, vedi, qua ci sono i soldati imperiali. No, vabbè, ma io qua impazzisco. Cioè, adesso posso ricontrollare tutte le città per vedere se ci sono altri personaggi da reclutare. Minchia. Allora, la cosa positiva è che teletrasportandomi è molto più facile. È decisamente più facile. Perché adesso posso andare di città in città e perdo molto meno tempo. Ma decisamente meno tempo. Però devo comunque girare tondo un pochettino, perché devo controllare nelle case, devo controllare... ecco qua, vedi? Ci sono altri personaggi da reclutare. Madonna mia. Ah, questo è quello che gioca d'azzardo, mi sa. Miglioretto e niente ro, vedrai. Fatti sotto quando vuoi. E con questa il mio mazzo è diventato ancora più forte. Oddio, il gioco di carte? Ti piacciono i giochi di carte? Sì, me la cavo. È questo che volevo sentire. Ecco le regole. Ogni giocatore gioca le proprie carte in uno dei tre campi di battaglia. Ogni campo di battaglia riceve potenza in base ai valori e delle abilità delle carte che contiene. Quando in ogni campo di battaglia sono giocate tre carte, vince la potenza maggiore. Ah, ok, ho capito. Le carte possono attivare abilità in base a diverse condizioni, che ne aumentano la potenza o i punti sul campo di battaglia. Le mani si formano quando le tre carte sul campo di battaglia sono in sequenza. Le mani sono lo stesso tipo, scala colore, scala reale, con valore bonus diversi. Ogni campo di battaglia vincente fa guadagnare al vincitore punti d'area, PDA, determinati dal campo e punti campo accumulati dalle carte. La somma di questi punti contribuisce a punti vittoria, PV, e i PV più alti vincono. Tutto chiaro? Il primo mazzo è mio. Voglio che tutti amino questo gioco quanto lo amo io. Ecco perché ho sempre con me delle carte in più. Quindi posso giocare ora in giro poi. No, vabbè. Tocca a te. Nessuna abilità, nessuna abilità, nessuna abilità. 5. Minchia. Scarta una carta. Ah, ecco. Allora, lui l'ha un 9, quindi io posso fare in realtà 8 qua. Minchia. Quindi ogni turno devo scartare una carta. Ah, ecco qua. Ma se io tecnicamente metto un 6 qua. Scartiamo questa. Ecco, 7, 8 e 9 ho praticamente. Quindi posso fare scala reale. Quindi 7. Questa la scartiamo. Ok. Merda. Scala reale. Esatto.
Yoshi, ikuzo! Ok, lì potrebbe essere buona se mi uscisse una carta per la scala. Ok, lì ho vinto. Merda. 5, 6... Vedi, ho tutto stesso colore, ho tutto stesso numero, oppure stesso colore e stesso... cioè, scala e stesso colore. Quindi qua purtroppo sono un po' incastrato, quindi tanto vale mettere questa qua. E la perdo. Nove. Vabbè, colore posso fare qua. Anche lui però potrebbe fare colore lì, eh. No, ok, ho vinto. Godo. Vabbè, è molto semplice come gioco comunque. Dai. Cavolo, ho perso. E io ho vinto. Accidenti, sei proprio bravo. Beh, questo spiega tutto. Vengo con te, amico. Esatto. Dai. Ok. Glenn. Un nome, una garanzia. Duellante Glenn. Quindi usi le carte in battaglia come degli shuriken? Cosa? Non dire stupidaggini. Le carte servono solo per giocare. Insegnerò a tutta la tua gente come giocare. Darò a tutti una lezione. Tirerò sul morale. Esatto. Lui si occupa della bisca clandestina praticamente. Bello però sto gioco di carte. Molto carino. È veloce. Semplice, perché ha delle regole molto semplici. Quindi bello, mi piace. Allora, foresta settentrionale. Rovine runiche. Minchia, io qua ora mi dovrei passare... tecnicamente il tempo a... ad andare in ogni città praticamente a fare un giro. E però dovrei scoprire dove... ora qua mi sa che non mi fanno passare, vero? Ah no, mi fanno passare in realtà. Oddio, ma lì ho visto... ho visto qualcuno? C'era qualcuno qua? Ah no. Erano persone vestite. Allora, Eltiswise. Notte, notte. Notte a chi va? Perfetto, come sempre. Qua chissà se mi fanno entrare. Ah, in realtà sì, mi fanno entrare. Oh. Quindi sì, posso fare veramente il giro... torna dopo aver conosciuto più i Beigoma. Ma che cazzo sono i Beigoma? Questo non lasciato, non tradotto. Certo, ora bisogna controllare se effettivamente... ah, i Beyblade. Cioè, ah, ecco. Ah, vero, perché non li avevo visti ancora i Beyblade in giro. Ora qua però dobbiamo controllare se effettivamente... se effettivamente mi spunta qualcuno in giro. Qua non c'è nessuno. Allora, credo che qui comunque non ci sia nessuno. Ad Eltiswise mi sa che una volta evacuata, perché questa era la cittadina di Perriello, quindi non credo di trovare qualcosa qua. Però un giretto fa sempre comodo. Oddio, quello si è inceppato lì.
Però un giretto, visto che ora possiamo farlo, lo facciamo. Qui c'è l'estimatore, dentro l'estimatore, no vabbè, l'estimatore non c'era nulla, perché l'estimatore in realtà l'abbiamo trovato. E qui alla villa di Periel, non credo ci sia qualcuno però. C'è maggiordomo qui, infatti vedi la casa è stata occupata. È stata occupata praticamente dall'impero, va bene. Strano che anzi mi lasciano entrare, non c'è praticamente la solita roba del soldato piazzato fuori che dice non può entrare nessuno senza autorizzazione imperiale, eccetera, eccetera. Cioè già questa è una grande cosa in realtà. Oh! Ah no, minchia, soldato imperiale. Madonna, mi sembravi un... effettivamente sì, la divisa è quella. La nostra vecchia locanda. Sig, sig. Piangiamo tutti. Piangiamo, piangiamo. Fabbro che... Oddio, Fabbro chissà. Vediamo se c'è magari qualcuno che fa... No. Con la scusa. Io voglio fare il Fabbro. Voglio il... Cazzo gigantesco. Allora, oh, eccoli Beyblade. Crash. Patetico, pensavo di potermi battere con quel fragile giocattolino? Manco per sogno. No, la mia trottola. Se desideri vendetta, farei meglio a migliorare un po'. Non che tu possa mai avere la capacità per battermi. Eccoci qua, pronti. Cavoli, sono assolutamente patetico. Riposa in pace, zero assoluto. Cosa è successo? Sono appena stato stracciato a Beigoma. Ecco cosa. E peggio ancora, quel tizio ha fatto a pezzi la mia trottola. Povera Zero. C'era sempre per me, nel bene e nel male. Aspetta, cos'è Beigoma? Ecco. Perché? Vorresti giocare con noi altri? Forse. Sono incuriosito. Allora dovresti fare visita al dottor Giravolta. La sua villa si trova su per questa via. Esatto, ok. Sto andando lì pure io, così potrò vendicare Zero. Ci rivedremo magari. Sì, ora ti raggiungo. Ecco, ora finalmente possiamo sbloccare la zona dei Beigoma. Che è esattamente qua. Beh, infatti ora è aperto. Eccolo lì. Ah, se non è il nostro giratore nuovo di zecca. Do il benvenuto nuovo. Oddio, c'è un forziere lì. Nuovo che è? Giratore, ovviamente. Sotto la mia guida affronterai potenti avversari e scoprirai la verità più profonda delle trottole Beigoma. Un duello di Beigoma non è altro che uno scontro tra volontà umane. Quando giri una trottola, i suoi movimenti inesplicabili sono una manifestazione della volontà del giratore. Essenzialmente la trottola esprime la traiettoria stessa della vita. Ok. Credi davvero che quelle piccole trottole abbiano un potere del genere? Mettiamola in questo modo, sei un uomo afflitto da ogni tipo di paura e preoccupazione quotidiana, giusto? Una trottola è in grado di scacciare tali problemi. Come ti chiederai? Perché la trottola è un'incarnazione della tua volontà più profonda. La mia volontà più profonda. Ora, seleziona la tua trottola preferita tra queste tre varietà. Poi ti lancerai in un duello di Beigoma, uno scontro di passioni violente che dimostrerà la tua forza interiore al mondo intero. Ok, ho capito. Ci stai prendendo in giro, Noah? Non appena ho visto le trottole ho potuto percepire che contengono un misterioso potere. Ed è per questo che sei destinato a seguire il cammino di un giratore. No, vabbè. Ti presento tre opzioni. Trottola di fuoco, d'acqua e vento. Seleziona la tua prima compagna. Fuoco, ovviamente, easy. Dunque una passione ardente che ti spinge. Scelta eccellente. Scatola dei Beigoma. E ora? Per prima cosa dovresti dare un nome alla tua nuova compagna. Un segno di rispetto, se vogliamo. Beh, posso sceglierlo il nome oppure no? Pace turbinante. Niente, impossibile scegliere. È il momento di affrontare il tuo primo duello. Il destino vuole che... Oh. Sapevo che ti saresti fatto vivo.
hai pronto a girare scritto in faccia. Oh, di nuovo tu. Mi chiamo Raid, a mia volta alla ricerca dell'anima del Beigoma. E arrivi giusto in tempo. Sei pronto a testare il nostro giratore nascente sul campo di battaglia? Sarà un piacere. Non puoi conoscere davvero una trottola finché non la vedi in azione. Come pensi che girerà la tua? Nel modo in cui glielo dirà il mio cuore. Sono parole grosse per uno che ha raccolto la sua prima trottola 30 secondi fa. Ma sai cosa? Lo rispetto. Grazie. Vai. Vediamo come funziona. Ho calcolato accuratamente ogni angolo di attacco, quanta corda avvolgere, ogni cosa, e ti straccerò al 100%. Ok. Del mio zero assoluto. Che lui tecnicamente, se è zero assoluto, cos'è, ghiaccio? Quindi io lo batto perché ho il fuoco. Battle! Battle! Bellissima sta roba. Allora, lì, ecco, vedi, bisogna premere. Come si gioca? In una normale battaglia di Beigoma dovrei scegliere 3 Beigoma prima di iniziare. Poi combatterei con ciascuno di essi a turno. Vinci se tuo avversario esaurisce i giri o viene buttato fuori. Chi ha la meglio nei 3 round si aggiudica la battaglia di Beigoma. La tua barra di potenziamento si carica nel corso di un round. Quando è piena, premi X per attivare l'abilità speciale del Beigoma. Più è forte l'abilità, minori saranno le probabilità di doverla usare, perciò assicurati di usarla al momento opportuno. Alcuni nemici rilasciano Beigoma quando vengono sconfitti. Un esperto di nemici potrebbe sapere quali. In tutto il mondo ci sono allenatori di Beigoma da sfidare in duelli. Punta a batterli tutti e diventare l'allenatore di Beigoma più forte. No, vabbè, fenomenale. Quindi posso scegliere anche l'inclinazione. Minchia. Oh oh oh. Minchia, ho vinto per un pelo. Però mi sa che potevo caricarla tutta la barra. Perché posso caricarla tutta. Pensavo di fermarmi al centro perché c'era scritto il tasto. Invece no, devo caricarla tutta. Buono, meglio. Non vi dichiarò mai. Stai ancora compiendo i tuoi primi passi incerti come giratore. Ciò di cui hai bisogno sono diligenza e concentrazione. Lo so, Doc. Eppure, aspetta e vedrai Nova. Rifarò i miei calcoli e tornerò per la rivincita. Sarà l'ultima volta che mi batti. L'ultima. Ma no, io ti volevo reclutare. Sono appassionato di lotta in ogni angolo del mondo. Trovali, affrontali in duello. Poi la strada per la vittoria. No, quindi devo cercare anche i giocatori. E sicuramente loro rirecluto appena avrò fatto progressi con i Beigoma. Tavola mitica. Tavoletta mitica del Dottor Cork preannuncia qualcosa. Oddio! Abbiamo una sottotrama con i Beyblade praticamente. Con questo otterrò dei giri ancora migliori. Cosa ho da fare? Lasciami in pace. Eh sì, loro si... sicuramente il dottore si recluterà appena avrò preso tutti i simboli là, tutte quelle robe, quelle tavole. Toh. Nanda, yakso o motte... Ok. Sei più sveglio di quanto pensassi. Va bene, aspetta qui. Vediamo se ora mi richiede qualcos'altro in più. Spero di no. Se ci penso mi commuovo. Smettila. Risparmia i miei sentimenti lì, distribuisci la medicina. Più tempo perdi, migliori saranno le possibilità. E quindi ora ti unisci? In queste condizioni qualsiasi malattia si diffonderà materialmente. Accetto il tuo bel gesto e ti ringrazio. Una promessa è una promessa. Ah, vabbè. Non posso resuscitare i morti, ma se riesci a evitare di buttarti a capofitto in una morte prematura, forse riuscirò a rimetterti in sesto. Sai, è il mio lavoro.
Ah, guaritore sfacciato. Ah, ma combatte lui, tra l'altro. È ora di andare. Minchia, lui in party sarà fortissimo. Cioè, lo voglio provare, in realtà. Sarà figo. Sarà molto figo. Ah, eccoti. Tony, della fattoria. Crescete sano e forti. Vi sgamo subito. Ti serviva qualcosa? In realtà cercavo nuove reclute. Oh, siete l'alleanza? Ecco, non mi interessa saperlo. Potrei tornarti utile? Certo. Esatto, la terra tutta tua te la do io. Esatto, senza un pasto abbondante. Dai, forza. È davvero poetico. Dai, forza, unisciti. Sì, sì, vieni, vieni. Ah, quanto sono belli quelli che si uniscono così al volo. Senza chiederti niente per romperti le palle. Bravo, così, contadino spensierato. Vai così. Bravo. Ah. Questi sono i personaggi da reclutare, così. A rotta di collo, proprio. Dice, vuoi venire nell'alleanza? Sì, vengo, a posto, via, andiamo. Ah, è così bello. Ecco, quelli sono altri due NPC, forse sono... No. Scherzavo. Ok, non tutti quelli che sono fermi, allora... Oh, tu sei un altro personaggio? Minchia, negozio di armature, tra l'altro. Sì. Devo dare una giustatina al tuo stile. Sì, ti prego, unisciti pure tu al gruppo. Questo pettorale ti sta proprio alla grande, no? Ok. Ora sì che mi piace. Ah, che bello. Vai, unisciti a noi. Bene così, top. Il mio nome è Frida e sono la tua nuova armaiola. Il compito sarà quello di proteggerti in battaglia e donarti un look strafigo. Che bello, hai visto che bello? Ah. Top. Ah, altra recluta. Bello, così. Tu invece cosa vuoi? Mi do il benvenuto al villaggio, va bene. Ok. Ok, qui non c'è nessun altro. Ah, visto che belli sti reclutamenti così, molto facili, molto, molto belli, molto easy. E tu? Oddio. Yume! Chi è Yume? È la mia nipotina. E porta che... Oddio, è un personaggio questo? Ha detto che sarebbe andato a giocare un amico in montagna. Di un mostro grosso e peloso mi sono preoccupata. Uno di due, ok. Minchia, questo era un personaggio che potevo missare? Madonna mia, mi sto cagando addosso io. Speriamo che sia vicino almeno. E che non mi debba fare tutta la strada, perché sennò... Ecco. Meno male. Vedi, è un personaggio... Madonna. Sono fottuto. Anche lui è un personaggio. Lasciala stare. Chi sei? Noah, e tu devi essere Yume. Tuo nonno ti sta cercando. Oh, si preoccupa per niente. Gli avevo detto che io e amico avevamo in programma un addestramento speciale. Addestramento speciale? Ma dove? È molto importante. Non si può sapere quando un mostro enorme attaccherà la città. E io devo farmi trovare pronta.
È stata una sua idea, è molto intelligente, è molto intelligente. Sono felice che tu me ne abbia parlato, perché esattamente lui cos'è. Lui è amico, il miglior amico di Yumi in tutto il mondo. Dunque la stai proteggendo. Perdonami, non lo sapevo. Amico dice che gli piace. Vuoi diventare nostro amico? Ma sì, certo. Dato che siamo amici, è giusto che ti dico la verità. Voglio andarmene di casa per cercare la mia mamma. Sei un viaggiatore, giusto? Ti prometto che obbedirò e non mi caccerò nei guai. E mangerò le verdure. E non mi allontanerò da amico. Fammi venire con te. Va bene. Minchia, meno male che non era troppo lontano. Va bene. Coraggiosa girovaga, Yume. Minchia, però mi sa che questo è un mostro di quello grosso che occupa due posti? Ok. Lo stai portando in città? Ok, ce l'abbiamo. Ok, abbiamo reclutato. Madonna, quindi se non avessi parlato con quella vecchia sarebbe stato un casino. Una roba simile. Allora, da qua devo uscire perché non mi fa teleportare. Il brutto è che io ora dovrei farmi un giro in tutta la gola lì per vedere se c'è qualcuno. Perché questa è la cosa negativa, diciamo, di tutto ciò. Anche nella miniera abbandonata dovrei controllare se c'è qualcuno. Cioè, è un bordello. Vabbè, facciamo una cosa. Andiamo qui al villaggio. Salvate Gino. E arrivederci e grazie. Io poi con calma, magari, o domani, o quando posso, mi faccio un bel giro di tutte le zone. Registro, ovviamente, così non perdiamo nulla. Nel frattempo vediamo se c'è qualcuno qua con cui posso parlare. Perché ovviamente registro se ci sono reclutamenti da fare, così poi li includo nella mia run. E basta. Vabbè, qui non c'è nient'altro. Perché così diventa pesante proprio, sia per me e anche per chi in teoria vorrebbe guardare. Invece così snelliamo un po' la situazione. Questo bambino mi sa che duella, vero? Infatti. Però effettivamente io adesso ho un nuovo... già qualcosa, un pochettino. Madonna, io penso al fatto che quella lì... Cioè, io penso al fatto che quella lì la potevo perdere perché non gli stavo parlando. Vedi già quanti personaggi però ci sono. No, cazzo ho fatto. Vabbè. Vedi, lei per due. Vedi, lei occupa per due. Quanto ha di attacco? Minchia, 45. Minchia, livello 6. Vedi, tu sei curatore. Runa... Ah, però tu hai la runa della luce. Non hai una runa in particolare. Pensavo avessi... Pensavo avessi qualcosa in particolare. Va bene. Salvo. Ok. Va bene, signori. Ci si becca prossimamente. Quindi, buonanotte. E ovviamente buon inizio di settimana a tutti.